ben approdati nuovamente sul mio canale e sto allegramente svolazzando perché ho il ventilatore puntato contro, visto che il clima continua imperterrito ad essere sahariano, in qualche modo sa da sopravvive. Comunque, preparatevi delle provviste, scorte d'acqua, dei viveri, perché credo che questo video potrebbe venire anche un tantinello lungo. Udite, udite, Kigo sta lanciando a roba fuori dal negozio. Fino al 31 agosto continuerà a lanciare roba fuori dal negozio perché ci sono sconti fino al 70%, ma anche qualcosina oltre, perché ho trovato roba veramente a niente. E insomma, che succede? Fabian Lizzi passa davanti al negozio di Kigo che tira la roba, vuoi che non gli rimane attaccato qualcosa alle mani? Ma quando mai? E quindi ho qua due saccoccioni di cose acquistate da Kigo, che devo dire quest'anno in estate ha fatto uscire delle collezioni veramente niente male, tant'è che ho comprato alcune cosine anche a prezzo pieno con somma soddisfazione. Dunque, cominciamo dalla busta 1, dalla busta 2 andiamo a caso. Questa è quella che c'ho più vicino, la busta 2. Quindi, con le cose proprio al 70%, pagate veramente una miseria. E iniziamo dalla collezione Gold Waves, che packaging esterno assolutamente bellissimo. Questi sono gli ombretti liquidi metallizzati di cui io avevo già acquistato l'oro chiaro, una sorta di platino. Adesso, visto che l'ho trovato tipo a 2,25 euro l'uno, quindi cioè, andate a prenderli perché con il platino non mi sono trovata niente affatto male, e quindi vi direi di andare a dare proprio un'occhiatina. Quindi mi sono presa tutti e tre quelli che rimanevano, per cui lo 02, eccolo qua, che è un rosino, una sorta di rose gold con una puntina di malva. Cerco di andare veloce perché non voglio che qualcuno muoia di nebbia nel frattempo. Poi lo 03, un grigio tortora con dei riflessi lilla veramente molto bello. E poi lo 04, che sto traendo ora fuori dal suo bellissimo scatolino, che è bello anche questo, ed è una specie di verde salvia molto chiaro che ha questo effetto bagnato pauroso e sembra quasi mezzo argento, un argento un po' invecchiato. Belli, questi valgono veramente molto la pena. Io direi che però a questo punto andiamo avanti magari per collezione, perché poi della Gold Waves ho preso altre due cose, che sono nella fattispecie queste qua, e sono rispettivamente il, oddio, non si vede niente con quest'oro che fa riflesso, il fondotinta in crema e il fondotinta in polvere. Li ho presi entrambi nella tonalità 02 light, non si vede una cippa, ma non importa, andiamoceli a guardare. Poi ovviamente lo scatolino, come al solito, col confezionamento luxury delle collezioni in edizione limitata. Togliamo la cartuccia, questo è il pack specchiatissimo, molto bello, con questo arabesco intorno, e qui abbiamo il fondotinta in crema. L'ho preso perché comunque questi sono dei prodotti che a me piace tenere, portare con me magari per un ritocco, per un make up dell'ultimo momento, perché li trovo molto versatili e molto pratici. Hanno lo specchio, hanno la loro spugnetta qui sotto e consentono insomma di salvare la situazione all'ultimo minuto. Io sono la donna quella delle magie nascoste,
dei trucchetti per risolvere situazioni critiche di vario genere. Come avete potuto apprezzare nell'ultimo video Kissable Makeup Look, che vi lascerò qua sopra. Poi, questo invece è il fondotinta compatto in polvere, sempre la solita cartuccina che facciamo volare, il pack è sempre lo stesso. Questo è come si presenta, c'è la spugnettina sotto. Io di solito i fondotinta compatti in polvere li uso in inverno molto volentieri come cipria, perché per me la coprenza non è mai abbastanza, e in estate magari applico solamente il correttore nei punti critici, che per me sono esclusivamente gli occhiali, a volte un po' le rughe nasolabiali, e il resto do una spolverata leggera di fondotinta compatto in polvere e almeno ho una base easy, tranquilla, vado a lavorare con le terre, con gli illuminanti, così creo quella distrazione che mi rende presentabile, anche figa a volte, volendo, motivo da sopra. Comunque, andando avanti, sempre magari andiamo per collection, scusate ma cerco di vedere se ho, vedi qua ci sta qualcos'altro infatti, perché questi ho presi tutti e tre. Allora, questa è la collezione Free Soul, quella un po' ippeggiante, e di cui ho acquistato uno dei rossetti che mi piaceva tantissimo, e già ne avevo preso uno, lo 01, che poi è finito smarrito in una maniera assolutamente agghiacciante e inquietante, ma va bene, tralasciamo, prima o poi vi racconterò questa storia magari, se vi potesse in qualche modo interessa, perché lì ci ho perso tanti trucchi di quelli che mi piacevano proprio, è stato un dolore immenso. Comunque, ho preso uno dei rossetti, questo quando avevo acquistato lo 01 non era ancora disponibile, cioè non è che non era ancora disponibile, era finito, era terminato, ed è il numero 03 Free Soul Lipstick, non dice il nome, comunque è un marrone, pardon, questo è un rosso mattone, una sorta di borgogna con una punta di marroncino, molto belli questi colori, mi piacciono da morire. Che vedo chi è. Adesso che si avvicina l'inverno e l'autunno, queste sono tonalità che mi piace tantissimo indossare. Mi sembra che stava 3,25€, 3€ e qualcosa, comunque veramente pochissimo. Anche per esempio i fondotinta costavano 4,25€, mi sembra proprio niente. E poi ci sono andata in fissa e sempre della Free Soul ho preso tutti e tre i blush duo, blush e illuminante, perché mi sono resa conto che sono dei cream to powder. Io pensavo fossero dei prodotti in crema, io non amo moltissimo utilizzare blush in crema e quindi li avevo proprio bypassati a prescindere. Invece poi mi sono resa conto che è un cream to powder ed ha veramente una bella texture. Ho preso 01, 02, 03, dove lo 01 è Biscuit Change, lo 02 è Brave Mauve, e lo 02 è Coral Vibes, pardon, e lo 03 Brave Mauve. Comunque adesso ve li vado a far vedere singolarmente. Anche il pack di questa collezione è veramente molto molto carino. Tiriamo fuori, ci abbiamo come sempre la velina che fa tanto luxury, questa mi sa che mi tocca proprio sventrarla perché non se ne va. Questo è il pack esterno che ci ricorda tantissimo la passata Neo Noir, solo che è di questo Tiffany metallizzato satin. E questi sono blush e illuminante, perché poi alla fine questo è molto luminoso. No, questi mi sembrano proprio due blush. Comunque la texture è un cream to powder. Una volta che lo stendete diventa polvere, e questo sì, questo è un illuminante bellissimo, così un po' rose gold, e questo invece è il blush corallo, che è uno dei colori che io prediligo come blush, perché da subito una botta di vita. E questo qui era il Coral Vibes, non so quanto si vedrà, comunque eccolo qua. Fuori uno, passiamo al secondo. 01 Biscuit Change,
una pronuncia inglese che, mamma mia, velina, togliamo. Insomma, il pack è sempre lo stesso. Vi faccio vedere i colori. Eccoli qua, questo è un color biscotto proprio, esattamente. Ora vediamo, qua c'è l'illuminante, che è sempre una sorta di rose gold, ma mi sembra leggermente più chiaro, un po' più verso lo champagne. E questo invece è il blush, che è veramente molto bello come biscotto. Questo dà proprio un aspetto sano e naturale. Anche questi mi sembra stavano o 3,75 euro, mi sembra proprio 3,75 euro o 4,25 euro. Comunque poi vado a cercarmi sul sito tutti quanti i prezzi o vi lascio direttamente il link alla pagina del sito relativa a tutti gli sconti in corso. Allora, ultimo 03, che è Brave Mauve, e questo come colori può andare bene anche per l'autunno imminente, spero sempre più imminente, perché qua siamo veramente a morire, a tirare le cuoia. Ed eccolo qua, c'è questo bellissimo color borgogna marsala, stupendo. E poi qua c'è sempre l'illuminante, che ora andiamo a trovare. Questo mi sembra leggermente più luminoso degli altri e vira un po' più verso il rosa, è un attimino più freddo. E questo qui è il colore del blush, molto foratino. Jelly Jungle, una collezione che devo dire mi è piaciuta tanto. E visto che anche questi stavano una caccola, scusate il francesismo, venivano veramente molto molto poco, e non so se anche questi intorno ai 2 euro, 2,75 euro, 2,95 euro, come detto poi vi lascerò il link. E sono i fantastici ombretti in crema, che mi sembra siano ombretti e eyeliner, infatti eyeliner e eyeshadow. Questo è il numero 04, io posseggo già lo 01, che è una sorta di platino chiarissimo, e ho preso praticamente le altre tonalità rimaste, perché per il prezzo che fai li prendi. Allora, questo è il pack, classico pack dei ombretti in crema in pot di Kiko. Lo 04 si chiama Luminous Antracite, e vediamo un pochino dove ve lo swatcho. Ve li swatcho qua sotto, qua a fianco. Eccolo qui, che è un grigio proprio canna di fucile, con dei bellissimi riflessi tra il petrolio e l'argento. Devo provarli anche come eyeliner, ancora non l'ho fatto con l'altro, perché quello era un colore molto molto chiaro e non so a me quanto donerebbe un eyeliner di quella colorazione. Poi 02 Mysterious Brown, quindi sarà un marrone bronzo, ora non lo rammento perché ovviamente l'ho visti, l'ho presi e l'ho acchiappati tutti. Qui senza infamia e senza lode, è un colore abbastanza visto rivisto, però c'ha questi riflessini un po' sul grigio lavanda che lo rendono un attimino più interessante. Poi l'altro ultimo rimasto, lo 03 Bordeaux Femininity 03, esci caro, esci. Colore è questo qua, vabbè, inutile dirvi che il borgogna, il bordeaux e il marsala sono dei colori che io adoro, e con questi uno smoky ce l'ho detto proprio da Dio. Ed eccolo qua, poi anche tutti questi
verberi un po' sull'oro bronzo molto molto caldi. E direi insomma che per il prezzo a cui li hanno messi, andate a chiappar volo la roba che Kiko lancia fuori dal negozio. Fatecela una scappatina. Poi, dunque, sempre della Jolly Jungle, ho preso le due maxi terre, che per il prezzo comunque sempre acquistavano, che mi sembra proprio sotto i 4 euro, valeva la pena prenderle. Il pack è in plastica di questa specie di viola fucsia trasparente, cippissimo, ma alla fine ci sta, dai. Ecco qua la terra, questa è quella opaca perché c'è solo in due colorazioni, una terra bronzer, ed è la numero 01 Beige Storm. Ecco qua il colore, non è molto fredda ma neanche troppo calda, quindi volendoci si potrebbe anche fare un contouring leggero, o magari per scaldare un pochino l'incarnato va comunque benissimo. È veramente enorme, sono 15 grammi, io penso me la porterò anche in eredità alle mie pronipoti. Poi l'altra terra invece, la 02 Warm Monsoon, il packaging è esattamente lo stesso, solo che questa terra è leggermente luminosa, un po' scimmerina, vedete? Questa è proprio per andare a scaldare, mandare anche un po' di luce, e la mettiamo proprio sotto l'altra. È anche leggermente più scura e vira proprio un po' più al biscotto. Mettendole vicine si vede che decisamente quella opaca è tra le due la più fredda, diciamo. Anche questa ha 15 grammi di vita. Ultimi prodotti rimasti, e della collezione Grimmy ho preso finalmente il blush che mi stuzzicava. Ovviamente corallo, perché vabbè, che vuol dica fa. Questo è il pack del blush, comunque ricorda nella foggia anche quello delle palettine e degli altri prodotti, solo che è di colore grigio. L'ennesimo rose gold, ma che vuoi fa? A me purtroppo sono questi i colori che mi piacciono come blush. C'è un profumo buonissimo di fragola, ma com'è possibile? È un blush comunque molto penso se utilizzato che può andare a essere per un look che non sia troppo power. We'll be right back.
la mescolanza degli swatch. La cosa fantastica è che questo non mi accade solo nei video. Ogni volta che io esco da una profumeria, che sia Sephora, MAC, Kiko o qualunque altra profumeria, io esco conciata esattamente in questa maniera. So proprio patologica, gente. Non c'è sta niente da fare. Comunque, in ultima battuta, e non so se c'è ancora anche questa promozione, l'ultima volta che sono stata qui ancora c'era, su tutti quanti i prodotti a parete, quindi quelli fondamentalmente delle linee permanenti, c'è c'è la fantastica promozione due prodotti più due in omaggio. Quindi se acquistate due prodotti, gli altri due non li pagate. E io ho approfittato per fare scorta delle mie matite sopracciglia, che ormai conoscerete, avrete visto fino alla nausea. E se ci tornerò, prenderò anche altre 4 della numero 06, della numero 01, perché questa ho fatto scorta della 06, che è quella un pochino più chiara, che uso quando sono più bionda, cioè le volte in cui mi riesco a rifare a ricrescita. Ma com'è che l'apro sempre dalla parte sbagliata? Non voglio tirare fuori il temperino, voglio tirare fuori solo la matita. Oh, ce l'ho fatta. Eccola, questa. E questa è la tonalità 06, che è un po' per castano chiaro, diciamo, perché non posso fare le sopracciglia proprio più di colorare, sinceramente. E poi penso che andrò a fare scorta nella stessa maniera, se ancora c'è la promozione in corso, anche delle matite 01, che è quella che uso fra brunette, dark, totale, quando la usavo quando ero mora, però a volte quando ho questa ricrescita, così come oggi infatti l'ho utilizzata per fare le sopracciglia, mi piace anche riprendere la tonalità molto scura all'attaccatura dei capelli, facendo molto scure le sopracciglia. Dunque, io qua sono circondata da cumuli di scatoline e che vi devo dire? Il video finisce qui, spero di avervi dato qualche spunto e qualche dritta interessante. Ricordate la promozione di Kiko fino al 31 agosto, Kiko non mi sponsorizza, ma se le vuoi fa sto qua, non ti preoccupare, io mi presto molto molto volentieri. E niente, sperando di avervi fatto un po' di compagnia per questo lungherrimissimo video, vi saluto, vi mando un bacio swatchato e al prossimo video, miau miau!